Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ritornano gli swap. Mi sono portato un po' avanti con questo video perché infatti nel momento in cui vengono rilasciati oggi nel gioco io sono fuori casa. Spero che il leak rilasciato da Foot Sheriff, il leaker che insomma quest'anno caccia tutte le notizie, sia giusto, quindi io vi vado a commentare questa nuova season di swap sulla base di quello che ha appunto predetto lui e insieme andiamo a vedere quella che secondo me può essere la migliore combinazione, insomma la migliore scelta da fare questa volta con questi token. Quindi mettetevi comodi e gustiamoci questa nuova season. Allora, come potete vedere, come al solito, bei ricchi premi ci attendono per questa season di swap e in particolare nuovamente il cap massimo è a 17 token, mentre sapete che il totale è di 18, 9 che si possono ottenere durante la prima tranche e 9 che si vanno ad ottenere invece nella tranche successiva di obiettivi. Vi ricordo che non sarà possibile mantenere al termine di tutta la season i token e poi portarseli per un'eventuale season 3 degli swap, ma tutti i token che non verranno utilizzati durante la season 2 saranno così sprecati, se possiamo dire. Allora, come primo reward a due token abbiamo pacchetto 25 giocatori 81 più. Quello che abbiamo di sicuro fatto, o la maggior parte di noi ha fatto in vista dei toti, ritorna come caricone di fodder, così come ritorna a 3 token il 25 giocatori 82 più e a 5 token il 25 giocatori 83 più. Quindi diciamo che questa prima fascia di pacchetti riguarda giocatori fondamentalmente che uno si va a prendere da buttare nel club non scambiabili al fine di poter andare poi a caricare magari all'interno di sfide icon e similari. A 6 token abbiamo un golosissimo Harry Mead che praticamente ci andiamo a riscattare a marzo inoltrato. Harry Mead, io vorrei sapere i nostri amici della EA quando piazzano queste carte abbastanza useless a cosa stanno pensando. Sotto la mia cam, quindi per un momento scompaio e poi riapparirò, abbiamo a 7 token Xavi nella sua versione Prime, che è abbastanza ambiguo sinceramente, un po' come Harry, mentre ad 8 token abbiamo il pacchetto Icona Prime. Pacchetto Icona Prime che ormai ne abbiamo visti tanti che si possono andare a riscattare, no? All'interno del gioco tramite SBC e quant'altro. Ed è difficile avere dei pacchetti Icona Prime che ti vanno veramente a svoltare la stagione, ti vanno a svoltare l'account, no? Quindi io sinceramente 8 token per il pacchetto Icona Prime così nudo e crudo sinceramente vi sconsiglio di andarli a regalare. Così come vi sconsiglio di andare a regalare 9 token per Stoichkov nella sua versione 92. Questo perché sì, è vero, parliamo di una carta che comunque non è assolutamente male, però parliamo di un giocatore che presenta quel fastidioso 3 per quanto riguarda i suoi attributi. Quindi non è che mi faccia impazzire, no? Arrivati soprattutto a questa fase del gioco dove pullulano anche carte di giocatori che non hanno grandi nomi, però sono estremamente buggati, insomma tutte le statistiche al loro posto giusto, quindi Stoichkov non ve lo consiglio. A 10 token le cose per quanto riguarda i pacchetti Icon iniziano a farsi un po' più interessanti, perché infatti abbiamo il pacchetto Mid Prime 91+. Cosa succede con questo pacchetto 91+ Mid Prime? Sicuramente si vanno a tagliare un sacco di giocatori abbastanza ambigui da quello che è il ventaglio di giocatori che possono uscire da questo pack, però sinceramente ne rimangono ancora tanti dentro, quindi non so se può valere la pena andare a buttare 10 token su questo, visto che poi si andrebbe a poter utilizzare massimo altri 8 e quindi si potrebbe prendere il 5 token, quindi 25-83 più, e poi 3 25-82 più per chiudere a 18, però non è secondo me la scelta migliore, perché non dimentichiamoci che una volta finiti questi swap praticamente ci ritroveremo a maggio, periodo di TOTS, no? Insomma abbastanza inoltrato. E di conseguenza andarsi a caricare di un Icon Mid, un Icon Prime, niente di che, insomma, non è proprio la scelta più saggia, secondo il mio avviso. A 10 però c'è anche Gerrard nella sua versione Prime Moments 92, che non mi farei ingannare dalle statistiche, ma anche qua non ve l'andrei a consigliare, visto che insomma
Ci sono tanti centrocampisti quest'anno veramente OP e ne usciranno anche tanti altri coi Tozze in questo periodo mentre terminano gli swap. È un giocatore che ha un banalissimo 82 di velocità, nonché un 78 di difesa e anche un body type abbastanza particolare. Sinceramente non è che mi fa non mi fa venire voglia di prenderlo, ecco. Mentre magari mi fa un po' più tentennare Cafu nella sua versione 93 ad 11 token. Però anche qua, prendere un Cafu che comunque è un terzino, arrivati a questo punto del gioco, non è che ti fa fare, sai, quel salto di qualità che dici diamine, voglio questo Cafu a tutti i costi. Quindi anche in questo caso non mi intenerisce a 11 token questa scelta. Così come a 12 token skipperei anche il pick, quindi non il pacchetto ma la scelta tra tre giocatori Icon Mid Prime, perché anche qua la possibilità di ritrovarsi con una carta estremamente inutile tra le mani è molto 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 alta. Inizia a diventare più simpatica la cosa con 13 token, in particolare il pacchetto Prime 92+. Infatti io vi ho preparato proprio la schermata con tutte quelle che sono le icone 92+ Prime. E abbiamo Rivaldo, Van Nistelrooy, Giggs, che sono sicuramente abbastanza rivedibili assieme a Casillas. Però poi abbiamo Eto'o che è molto buono, Figo che è utilizzabile, Schmeichel è molto buono, Raul è buono, Dalglish è buono, Zanetti pure, Hugo Sanchez, Stoichkov, Lineker, abbastanza così e così, anche Cannavaro. E poi insomma iniziano a diventare le cose interessanti, perché abbiamo Pelé, Maradona, R9, Zidane, Puskas, Cruyff, Yashin, Garrincha, Maldini, Digno, Carlos Alberto, Cantona, Eusebio, Baresi rivedibilissimo, Best, Matthaus, Van Basten anche lui insieme a Baggio abbastanza ambigui, Gullit, Henry al limite, Xavi vi dicevo niente di che, lo stesso Cafu, Del Piero, Nesta, Pirlo, Bobby Moore, Puyol, Beckham, che eviterei sinceramente, e poi abbiamo Bergkamp e Butragueño che sono giocabili. Quindi in questo caso già vedete che diciamo la possibilità di trovare qualcosa di decente si alza, perché vengono tagliate fuori tutte quelle icon inutili, quindi da un fascio incredibile di icon ci si ritrova ad una selezione molto più accurata dalla quale pescare qualcosa di utile potrebbe essere più facile, anche se il drop poi sarà da valutare. 14 token patriottici con Cannavaro Moments e questa immagine dinamica spaziale del bacio alla coppa, però anche qua Cannavaro con 14 token è praticamente l'intera selezione buttata su di lui, perché una volta che ne usi 14 poi al massimo ti prendi il 25 giocatori 82+ a 3 token e uno ti avanza e non lo puoi usare, considerando tutti i difensori forti che ci sono e magari avete sbloccato un Varane, vi siete ritrovati un Totino scambiabile, io Cannavaro non mi sento di consigliarlo. Perché a 15 token iniziano a diventare le cose un po' più gustose. Infatti abbiamo il pacchetto, scusatemi, player pick, quindi ancora una volta una scelta tra tre giocatori prime, quindi simile al 12 token dove avevamo il pick mid prime, ma in questo caso senza le mid. Però non essendoci l'overall, il problema in questo caso è che nuovamente ci si viene a preoccupare di alcune carte che potrebbero essere abbastanza rivedibili, secondo il mio avviso, perché potrebbero uscire tutte le versioni prime e appunto giocatori magari anche dall'overall abbastanza ambiguo che vi fanno intossicare la season 2 di swap. Quindi questo da valutare, mentre secondo me molto interessante può essere il pacchetto 92+ Prime o Moments. Infatti a breve usciranno anche le Icon Moments, e a 16 questo qui credo che possa essere molto carino, perché non solo vi beccate le 92 prime di prima, ma vi beccate anche la possibilità di ciucciarvi delle moments, anche se è chiaro che questa cosa è una furbata, perché ributta dentro con un più uno tutta una serie di carte prime che erano 91 e che magari non erano grosso modo utilizzabili. Quindi occhio comunque anche a questo qua, che secondo me però combinato anche al 25 giocatori 81+, quindi una bella caricata di fodderini, potrebbe essere una delle scelte migliori. Garrincha, considerando anche tutti gli esterni, anche un banale Messi o un Neymar flashback spostato all'altro lato a 17 token per quanto costa sul mercato, non lo consiglierei. Quindi secondo me qual è la combinazione migliore da poter fare? Ribadisco, probabilmente o il pick prime moments a 16 token combinato al 25 81+, oppure il pacchetto 92+ prime combinato al 25 83+, quindi
diciamo, è in entrambi i casi la possibilità di cuccare una buona icon mixata anche a un piccolo carico di fodder laterale che, insomma, secondo me non è mai da buttare. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questi swap, quali farete, quali avete puntato. In descrizione vi ricordo i link dei vari partners, nonché della piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone a Liberoschi, ciao!